Buongiorno e benvenuti. Per prima cosa assumiamo una postura seduta, una postura che ci dia dignità e che sviluppi attenzione. Possiamo sederci a gambe incrociate, possiamo sederci su una sedia. La cosa davvero importante è che la schiena sia ben dritta, le spalle siano aperte, il mento leggermente reclinato verso la gola e possiamo immaginare un filo che ci spinge verso l'alto, in modo tale da sentire l'allineamento della colonna vertebrale. A questo punto possiamo chiudere gli occhi e portare l'attenzione ai rumori attorno a noi. I rumori all'interno della stanza, i rumori fuori dalla stanza. Notiamo come la mente tenda ad etichettare qualsiasi rumore. Tenda a dire questo è il rumore di un camion, questo è il rumore di una persona che conosco. Notiamolo e proviamo a rimanere con i rumori così come sono. Al di là della mia voce, notiamo tutti i rumori, anche quelli più sottili. Vagamente distinguibili. E notiamo come i rumori cambino costantemente. Possiamo quindi portare l'attenzione al nostro corpo e sentire la nostra posizione attuale. Possiamo sentire la nostra temperatura, se proviamo caldo oppure freddo. E possiamo sentire il peso del nostro corpo. Portiamo l'attenzione a sentire i punti di contatto del corpo. Con la parte su cui siamo seduti, il cuscino oppure la sedia, il peso del nostro corpo. E poi possiamo portare l'attenzione alle nostre mani. Le mani sono rilassate, appoggiate sopra le cosce. Sento la posizione delle mani. Sento il peso delle mani. E sento il calore delle mani. Ogni qualvolta mi accorgo che la mia mente viene distratta, che mi trovo a pensare a qualcosa relativo al passato o al futuro, cose che devo fare, o magari pensieri su quello che sto facendo, me ne accorgo e con gentilezza ritorno a sentire le sensazioni delle mani. Può darsi che mentre sono in ascolto delle mani, una parte del corpo si faccia sentire, magari qualche dolore alla schiena, alla spalla o alle gambe. In tal caso posso portare attenzione a quel dolore
Il dolore è un modo attraverso cui il corpo sta richiamando la mia attenzione. E allora gliela do. Do attenzione a questo dolore e rimango a sentirlo in profondità, senza evitarlo. E quando voglio, ritorno gentilmente a sentire le mie mani, la loro posizione, il loro peso. Il loro calore. Noto come le sensazioni nelle mani cambino anche loro costantemente, sempre diverse. E quando voglio posso portare l'attenzione al respiro. Posso sentire l'aria che esce dalle mie narici, l'aria che entra e l'aria che esce. Può darsi che all'inizio questo sia difficile e l'attenzione continui a rimanere ancorata alle mani. Ebbene, con molta gentilezza la sposto alle narici e non importa se all'inizio sento poco. Rimango con l'attenzione lì, sulle narici, attento. E di nuovo se qualche pensiero arriva a disturbarmi, me ne accorgo e ritorno a sentire il respiro nelle narici. Un respiro sempre diverso. L'aria che entra, la pausa tra un respiro e l'altro, e poi l'aria che esce, e poi di nuovo pausa. E così via. Se qualcosa mi distrae, un dolore del fisico, qualche pensiero, me ne rendo conto, gli do spazio. E poi ritorno gentilmente a sentire il respiro nelle narici. Mentre sono concentrato sul respiro nelle narici, può darsi che mi accorga che qualche altra parte del corpo era tesa, involontariamente, senza che me ne rendessi conto. Qualche muscolo, magari delle spalle o della schiena, del collo, delle braccia, delle gambe, erano tesi. Allora non faccio altro che rendermi conto di questa cosa e posso lasciare andare un po' di più. Non è necessario che mi sforzi, non devo raggiungere nulla. Non si tratta di cambiare nulla, ma solo di accorgersi di quello che già c'è. E quindi in questo caso il nostro oggetto di attenzione è il respiro nelle narici. Se il respiro è affannoso, lascio che sia affannoso. Se il respiro è calmo e lento, lascio che sia calmo e lento. Se il respiro è agitato, lo accolgo così com'è, agitato.
Mi rendo conto che il corpo respira al di là della mia volontà. Che io lo voglia o meno, il corpo prende aria dall'esterno. E che io lo voglia o meno, il corpo espelle aria. Allora ascolto questo corpo mentre respira. E quando voglio, le mie mani si sollevano. Sento le sensazioni delle mani, le sensazioni del contatto con l'aria. E poi le mani si uniscono davanti al petto. Sento il contatto di una mano con l'altra, il calore. E poi, portando le mani giunte, attaccate al cuore, posso sentire i battiti del mio cuore. E mentre sono ben connesso al battito del mio cuore, posso augurare a me stesso di essere al sicuro, di essere in salute e di essere felice, perché tutto parte da me. E poi posso pensare a una persona a me cara. Auguro a questa persona di essere al sicuro, di essere in salute e di essere felice. E poi posso estendere questo augurio a tutte le persone che conosco, amici, parenti, maestri, studenti. Auguro a queste persone di essere al sicuro, in salute e felici. E poi, continuando a rimanere ben connessi al battito del cuore, allargo questo augurio. Lo allargo a tutte le persone della Terra, agli esseri viventi e non viventi della Terra. Auguro anche a loro di essere al sicuro, in salute e felici. E per finire posso strofinare i palmi delle mani l'uno contro l'altra, sentire il calore che si produce. Strofinarli sempre più velocemente. E quando voglio staccarli, appoggiarli sugli occhi, sulle orbite degli occhi. E mentre ascolto le sensazioni, ringrazio me stesso per il tempo che mi sono dedicato. Grazie.